Buongiorno a tutti, scusate l'assenza dell'ultima settimana, ma è stata una settimana abbastanza intensa, in quanto con il primo caldo sono tornati anche i dolori, quindi è tornata l'artrite, mani, gambe, piedi, come al solito un po' dappertutto, solamente che lavorando è stato ancora più difficile, è stata ancora più dura per me. E infatti tornavo a casa da lavoro che facevo giusto le cosine e poi riposavo, soprattutto quando comunque mi facevano male le gambe. Quindi era passato tutto da 8 mesi, 9 mesi a sta parte, perché appunto l'ultima volta che ho avuto dei dolori così forti è stato ad agosto, ma è iniziato il primo caldo e i dolori sono tornati, sono ricomparsi. Allora, oggi in realtà di caldo c'è poco nulla, in quanto è una giornata grigia, piove. Non vi nego che questa cosa mi rende alquanto felice, mi fa svegliare un attimino dal mio letargo, proprio perché, come sapete, detesto proprio il caldo. Io vado letteralmente in letargo con il caldo, poi invece quando c'è quel po' di fresco, quella giornata un po' più fredda, mi risveglio, mi viene voglia di fare 1500 cose. Quindi quella settimana che è passata, appunto, questa settimana che è passata non ho fatto video perché ero veramente stanchissima, devastata, poi sono successe un paio di cose un po' spiacevoli, di cui però non mi va di parlarne, anche perché sono cose personali, però comunque è stato un periodo un po', è stata una settimana difficile anche per questo. In realtà è un po' di tempo che questa situazione andava avanti, ci sono stata male, quindi non avevo neanche voglia di mettermi lì a fare video, quindi tutta una serie di cose che mi ha portato appunto ad essere assente qui sul canale. Però oggi mi sento meglio e non voglio più lasciare così tanto tempo il canale senza dei video. Quindi oggi vi propongo quella cosina, quel progettino, insomma, che avevo in mente con il basilico, se vi ricordate, perché appunto vi avevo detto che il basilico mi sarebbe piaciuto metterlo in cucina, però in un modo un po' creativo, proprio ad averlo a portata di mano tutte le volte che appunto vado a preparare un piatto. Quindi, da notare, tra l'altro, la menta sta crescendo sempre di più in una maniera proprio smisurata, è bellissima, c'è un profumo qua vicino che è incredibile. Ma quello che ci interessa è il basilico. Come sempre c'è Kindra che vuole essere protagonista con le coccole H su 24, sempre, indipendentemente da quello che io stia facendo, lei deve essere sempre la protagonista, vero? Sempre con le coccole. Monella, una monella incredibile. Detto ciò, ragazzi, allora, cosa intendo per sistemare il basilico in maniera creativa in cucina? Adesso lo vediamo, però prima dobbiamo prendere la piantina, ovviamente prendo questa qua verde, mentre invece quella viola la lasciamo qui su questa mensolina che se ne sta cadendo sempre di più, tra l'altro, e vediamo tutto l'occorrente che ci servirà e come voglio sistemarla, insomma, che cosa voglio farci con questo vasetto di basilico. Ma andiamo in cucina per questo. Questa la lasciamo un attimino qui e quello che ci servirà l'ho già preparato sulla penisola, quindi una corda, pistola a caldo, ovviamente gli stick di colla a caldo, un vasetto, perché non possiamo andare a modificare questo in quanto cadrebbe tutta la terra, ma ho cercato un vasetto che avesse lo stesso diametro per inserire quello verde all'interno di questo qua nuovo. Poi vedremo come, tra l'altro è anche già forato, quindi perfetto per far sgocciolare l'acqua. E in più ho preso questo al Lidl, questo nastro di juta, che appunto ci servirà per ricoprire questo vasetto. Quindi quello che andiamo a fare adesso è ricoprire questo vasetto con l'aiuta e con questa corda bella spessa, anche perché ci servirà a fare una sottospecie di maniglia, eccola qua, perché poi andremo a sistemarla, come già vi dicevo. Quindi, avendo tutto l'occorrente, non ci rimane che iniziare a realizzare un vasetto molto carino.
avete visto, in pochissimo tempo abbiamo ricoperto il nostro vasetto. Qua è venuta questa maniglietta, adesso vedremo perché, e ho deciso ancora di fare un giro di corda all'interno perché andando a mettere il vasetto mi dava fastidio che si vedesse il colore del vaso. Non è niente di che, però è una cosa molto carina e anziché avere il solito vaso con il proprio colore così o rossiccio che comunque non mi fa impazzire, siamo andati comunque sia a creare un cesto portavaso veramente molto carino da appendere, ma adesso lo vediamo. Quasi mi stavo dimenticando di dirvi che ovviamente per tutto ciò ci serviranno anche questi gancetti. Allora, io ne avevo presi due, uno proprio grande e uno proprio piccolo perché non ero sicura della dimensione giusta, ma alla fine ho optato per questo gancettino qua, adesso che trovate banalmente dei cinesi, e adesso lo andremo a sistemare. Pronti? Andiamo. Prendiamo il nostro basilico e guardate, io il gancetto l'ho messo qui. Tiene abbastanza bene, per cui non ci rimane che prendere il nostro basilico con la cordina e appenderlo esattamente qua. E questo è il risultato. Allora, vi devo dire che probabilmente potrei anche accocciare un po' di più la corda, magari facendo due giri. Adesso proviamo se lo prendo così, perché probabilmente ho fatto la corda anche un po' troppo lunga. Ecco, già meglio. E niente, e questo è il risultato. Altra roba che vorrei dire è che pensavo onestamente rimanesse un pochettino più dritto, tipo così, però anche scendendo così, pendendo così. Non mi dispiace affatto, trovo che dia una chicca in più. Poi ovviamente il gancio non è fisso, quindi possiamo spostarlo più a sinistra, più a destra, insomma, tempo di capire un attimo, secondo me, dove sta meglio e lo sistemiamo, perché volendo potrei anche metterlo più qui vicino ai bicchieri. Però in ogni caso mi sembrava una cosa veramente molto carina e secondo me ci sta bene, soprattutto con lo stile della cucina, perché se mi allontano, questo è la veduta, insomma, no? Poi col fatto anche che c'è il verde di quella pianta finta che scende sul pensile così, ha il suo perché e mi piace tantissimo. Poi questo tocco di verde su tutto questo nero ci sta bene. Da notare comunque che ho acceso sia i LED sotto la cucina sia la luce della cucina, ma è talmente una giornata grigia che è buio, è praticamente buio e sono solamente le 10 del mattino. Poi, altra cosa, questo vetro tra un po' non ci sarà più, perché lo cambio in quanto mia nonna mi fa un regalo extra, tipo sarebbe il regalo per Pasqua, e anche lei dice che non ci sta bene, quindi vuole che mi compro il coprifornelli nuovo e che sarà ovviamente in tinta con la cucina. Però ditemi voi che cosa ne pensate. Come avete visto, con pochissime cose abbiamo comunque realizzato una cosa veramente molto molto carina. Devo studiarmi un attimino come farla rimanere un pochettino più in piedi, anche se però quell'inclinatura che ha da questo punto di vista è veramente molto molto carina. Inutile dirvi che sono veramente molto soddisfatta di ogni minimo cambiamento, di ogni minima chicca che andiamo a portare nella casa, ma soprattutto nella cucina, perché onestamente, ragazzi, io pensavo che fare casa nuova avrebbe richiesto il tempo necessario, che ne so, tipo la cucina, ok, arrivano i mobili nuovi, tempo di fare quello, quanto ci vorrà? Un mese per fare tutto come si deve? Era questa l'idea che avevo, però poi mi sono resa conto che in realtà, a distanza ancora di 8 mesi ormai, che appunto abbiamo rifatto casa, la che mia mamma si è trasferita e tutto quanto, ci sono sempre lavori da fare. Oddio, non sempre, però ci vuole del tempo per fare determinate cose e mano a mano che si va avanti si possono effettuare appunto cambiamenti, modifiche e quant'altro. Non pensavo di certo che ci volesse così tanto tempo per arrivare al top, diciamo così, dello standard che avevo in mente di come volevo appunto fosse la mia casa con tutte le modifiche e quant'altro. Quindi è un lavoraccio veramente lungo, però ad oggi più guardo quello che abbiamo fatto e più mi rendo conto che ne valsa la pena, anche solo la cucina. Ci ho messo il tempo che ci ho messo, sono stata veramente immersa nel lavoro della cucina del restauro, ero stanchissima, esausta, però guardandola oggi posso dire che ne valsa la pena investirci tutto quel tempo e tutta quella fatica, anche perché, come vi ho già detto più volte, quando una cosa la faccio io, ad esempio la cucina,
totalmente senza andare a comprare un pezzo nuovo, ma quando è una cosa che faccio io è ancora poi più soddisfacente perché tu pensi che nessun altro ha una cucina, per esempio, come ce l'ho io, perché io sono andata semplicemente a modificare un pezzo di una cucina vecchia di anni e l'ho riportata a nuovo, l'ho resa più moderna e quindi so che quel pezzo è unico perché l'ho fatto io. E non so, è una concezione strana, però credetemi se vi dico che ogni chicca che aggiungiamo mi rende super orgogliosa di me stessa, di Gabriele, di quello che ci stiamo costruendo. Detto questo, volevo farvi una piccola parentesi, piccolissima, ovvero che ovviamente non voglio più che capiti una settimana senza video sul canale, però è possibile che non riuscirò a pubblicare sempre 3 video a settimana, tra il lavoro, tra i dolori, tra il matrimonio, diciamo che il tempo non è sempre dalla mia parte. Se una giornata richiede 24 ore, molto spesso me ne servirebbero anche 48 in un'unica giornata, proprio perché non riesco a fare tutto. Quindi è possibile che per un periodo ci saranno video più corti. La mia intenzione è quella magari di fare video sì, però magari di durata di 10-15 minuti massimo, non più fare video lunghissimi. Ho intenzione anche di fare magari una tematica per video, tipo oggi. Oggi ci siamo occupati semplicemente di riposizionare il basilico e non faremo nient'altro. E lo stesso varrà magari per il video di mercoledì. Un argomento per video, anche perché così è più semplice per me registrare ed editare e magari è anche più facile per voi arrivare anche solo fino alla fine del video. È meno pesante magari vedere 8 minuti di video, 12 minuti di video, piuttosto che vedere un video da 23-25 minuti. Quindi per una comodità mia e vostra, in questo momento usciranno video di breve durata. Poi non è detto che magari una volta che mi stabilizzo di nuovo bene con un po' di cose, magari che non ho i dolori, eccetera, ritorni a fare anche video un pochettino più lunghi, magari mostrandovi più cose, facendo dei contenuti un po' più importanti rispetto ai contenuti banali come per esempio quello di oggi, ma per il momento rimaniamo così. Quindi con video di media durata, più brevi rispetto al solito, dove vi mostro una cosa per video senza appunto aggiungere 1500 tematiche e parlarvi di mille cose e niente. So, non mi sono dimenticata che vi devo ancora aggiornare non il programma, vi devo aggiornare sui passi avanti che abbiamo fatto per il matrimonio. Io sto aspettando Gabriele, ma mi sa che se aspetto Gabriele questo video non uscirà mai, quindi è possibile che in un prossimo video ve ne parlo io senza Gabriele, anche perché lui con i turni una cosa e l'altra non ha mai voglia di mettersi là. Abbiamo già mille cose da fare, figuriamoci mettersi davanti alla telecamera a dirvi tutto quello che abbiamo organizzato, eccetera. Quindi ve ne parlerò io in un prossimo video, anche perché ci sono parecchie cose di cui vi devo aggiornare sulla questione matrimonio, ci sono cose che vi devo fare vedere, acquisti che vi devo mostrare e a proposito di acquisti vi dico già che in un prossimo video vi farò vedere il nuovo acquisto per la cucina, ovvero questa scatola qua, che ovviamente contiene qualcosa che io devo montare e nel momento stesso in cui lo monterò vi farò un video. Sappiate solamente che è una chicca per la cucina, un acquisto della cucina che non va assolutamente ad intaccare gli spazi e l'ampiezza della cucina, perché come sapete noi non abbiamo più voluto mobili al di fuori della dispensa, ma solamente queste mensolone proprio per ricavare il più spazio possibile. Però questo acquisto è utile e non va assolutamente a chiudere ed occupare spazi in chissà quale maniera, quindi ci sta ed è una chicca super aggiunta. Detto questo, ragazzi, allora noi ci vediamo nel prossimo video. Io vi lancio un bacione grandissimo. Ciao a tutti!